nostri pastori della Chiesa. Io ho un ruolo istituzionale di capo di una collettività, di una città, e quindi devo dare il segno che è tutto civico, della città di Castellaneta, che saluta il ministro Pollo, che ci onora della sua presenza, e ritengo che qui un applauso vada fatto al ministro, che evidentemente stimolato dall'ottimo Tonino Ottomanelli, cui giustamente ha detto il dottor Lanza andava tributato un applauso caloroso. È una bella iniziativa, perché attraverso queste iniziative ritengo che vada alimentato quello spirito di solidarietà senza il quale non c'è società, non c'è quello stimolo a progredire e a guardare indietro a quelli che hanno bisogno di quelli che stanno più avanti, e quindi bisogna sempre guardare e dare una mano a quelli che stanno dietro, che non hanno la forza di per sé stesso per raggiungere certi traguardi. E mi voglio stasera ricollegare a un altro convegno che alcuni mesi addietro abbiamo qui celebrato, quello della presentazione di un libro, Tessitori di Speranza. Ecco, le lucerne sono anche loro tessitori, tessitrici di speranza, così come lo è padre De Florio, Vincenzo, lì in Brasile, le suore che si sono distinte nell'apostolato, nelle opere di assistenza, lì in Albania come in Italia, ovunque, tutti coloro che si pongono come punto di riferimento, come aiuto per gli altri a che il cammino sia più spedito e che si possa consentire a tutti di raggiungere traguardi altrimenti impensabili, ecco, tutti costoro sono lucerne, e come tale io ritengo che bisogna incoraggiare anche attraverso, ecco, una manifestazione così simbolica, ma è il riconoscimento in concreto di un'azione che, anche come suggeriva il nostro direttore, va riconosciuto anche ai nostri militari. Io stamattina dicevo al ministro che tempo addietro, quando lì in Albania c'era un deficit di sicurezza, l'Italia è stata vicina ai governi che si sono succeduti proprio per assicurare innanzitutto la sicurezza, e senza sicurezza non c'è futuro, non c'è luce e non c'è speranza. Io concludo qui il mio intervento ritenendo che bisogna lasciare più spazio al ministro e alle eccellenze che vorranno arricchire questa manifestazione. Grazie. Ora la parola subito ad Elena Ottomanelli per la relazione della comunità all'incontro e la consegna dei premi Lucerna 2007. Buonasera a tutti. Il premio Lucerna nasce nel 1979, dopo i fatti cruenti del terrorismo, la morte di Aldo Moro, quando tutti, ma i giovani in particolar modo, furono avvolti da un crescente sentimento di sfiducia nelle istituzioni, di mancanza di certezze e di punti di riferimento. Il premio Lucerna ha voluto segnalare quegli uomini che, con la loro azione positiva, alimentano la speranza di una vita migliore, diventando punto di riferimento per gli altri. Lucerna, appunto, una piccola fiamma che guida nel buio. Tante sono state le lucerne, capi di Stato, religiosi, militari, associazioni, ma anche semplici cittadini. Da quest'anno la comunità L'Incontro ha voluto dare una svolta al premio, giunto alla sua 29ª edizione. Certi della presenza di queste silenziose lucerne, abbiamo la necessità di alimentare le stesse con l'olio che è l'amore, che porta alla comprensione e alla tolleranza fra i popoli.
Questa è la cultura che noi abbiamo da sempre perseguito in tutto l'arco dei 40 anni di vita. Questa cultura ci ha permesso di intraprendere il cammino con l'Albania, scaturito da un semplice incontro con Sua Eccellenza Reverendissima Nicola Trosciani, ultimo vescovo albanese sopravvissuto al regime e ad alcuni sacerdoti, avvenuto nell'aprile del 1991, durante il loro ricovero presso l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, insieme ai loro parenti. Questi ultimi furono accolti amorevolmente presso la nostra comunità all'incontro, come componenti di una famiglia allargata. Al loro invito a ricambiare la visita, il 1 dicembre del 91, accompagnati da padre Angelo Massafra, oggi arcivescovo, metropolita di Scutari, prendemmo conoscenza della grandissima situazione, della gravissima situazione in cui viveva questo popolo. Ciò ci ha spronato ad intraprendere il primo degli oltre 150 viaggi in 3 anni, portando il nostro contributo di amore e di necessità. Tutto questo ci ha arricchito, avendo avuto il privilegio di ospitare tra gli altri anche il nunzio apostolico dell'Albania, Ivan Diaz, e il presidente della Repubblica albanese, Sali Berisha. Ma l'emozione più forte è stata la conoscenza e l'abbraccio con la beata Madre Teresa di Calcutta, il 18 agosto del 1992. Questo ha prodotto emozioni difficilmente traducibili in parole attraverso la sua sconcertante essenzialità, disarmante semplicità, apparente ingenuità. Ci ha dato la certezza che la solidarietà e la fratellanza sono le più alte espressioni connaturate nell'uomo, che smuovono i confini. I progetti promossi dalla comunità rispondono tutti con medesima sollecitudine all'affermazione dell'unico ideale che vede l'uomo nella sua totalità, nei suoi bisogni, nelle sue esigenze intime, che esigono una sincera condivisione, una piena partecipazione, un'autentica solidarietà. Questo premio vuole promuovere un rinnovato atteggiamento morale, evitando un personalismo esasperato ed un protagonismo ad ogni costo, che sono causa di sordità morale e di sfiducia negli autentici valori della vita. Le stelle che questa sera ci illuminano sono quelle che operano al servizio della carità per la rinascita dei popoli, divenendo olio che alimenta la lucerna. Infatti, le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luce di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce, traendola dalla Sua luce e offrono così orientamento per la nostra traversata. Papa Benedetto XVI nella Spesaglia. E allora possiamo veramente iniziare a guardare anche noi la luce, cioè chiamando le lucerne 2007. Per le suore missionarie del Sacro Costato, Suor Gelina Nicolli. Alle suore missionarie del Sacro Costato, perché nel porsi al servizio delle famiglie albanesi hanno soddisfatto l'esigenza della loro crescita culturale e sociale, creando con spirito di servizio nel 1998 una delle scuole più all'avanguardia del paese, diventando bussole, lucerne appunto, per l'orientamento dei giovani ad un futuro da costruire giorno per giorno. La direzione di Suor Vitalba è stata funzionale al raggiungimento di questi risultati e a lei questa sera l'applauso di tutti noi, anche se non è presente. Consegna l'attestato e la lucerna il vescovo di Castellaneta, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. Essendo che le suore che sono state in Albania non sono qua presenti, io presenterò alcune parole di ringraziamento. Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Angelo Massafra e
Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Pietro Maria Franelli e quanti, organizzando il premio Lucerna, hanno pensato di chiamare stelle le suore a servizio della carità per la rinascita del popolo albanese. Infatti non sono io una stella, ma le sorelle che hanno dedicato e dedicano la propria opera in Albania, cioè le missionarie del Sacro Costato che hanno celebrato a gennaio 100 anni di presenza a Scutari. Le ho viste. Le ho viste stare accanto a tutti, prodigandosi per i più poveri e bisognosi, dedicando e investendo energie e risorse umane e spirituali per andare incontro alle esigenze di questi fratelli. Si sono preoccupate di rispondere ai loro bisogni più urgenti, come cibo e vestiti, ma anche e soprattutto di immetterli in un cammino umano e spirituale nuovo, con l'istituzione di una scuola attualmente conta 700 alunni e con l'opera del catechismo in città e nei villaggi. Durante le particolari e tragiche situazioni sociali vissute dal popolo albanese, le mie consorelle, rimanendo al loro posto come sentinelle chiamate a proteggere, con in cuore la forza e il coraggio che viene dallo Spirito, hanno continuato la loro opera instancabile e disinteressata. Se oggi sono qui, lo devo a loro, all'esempio e alla testimonianza fatta di attenzione al bene di tutti, di apertura ai larghi orizzonti che hanno fatto camminare la mia gente su strade nuove, lungo le quali ha imparato a lavorare in diversi settori, ad impegnarsi per il proprio bene, ad amare lo studio, a contare sulla propria fede, ad avere fiducia in Dio, artefice della storia dell'Albania e della storia di ognuno di noi. Tutto questo è stato il seme che ha fatto germogliare in me il desiderio di fare come loro e di rispondere alla chiamata del Signore. La mia congregazione che le ha inviate e le mie sorelle che in Albania si rendono compagne di viaggio di tanti bambini e ragazzi sono le vere stelle ed io sono qui solamente per rappresentarle. Grazie di tutto. Bene, ancora complimenti, vediamo ora la consegna. Ecco perché, vedete, il mondo del volontariato, poi quello delle suore missionarie e ancora tutti coloro i quali veramente si sono adoperati in questa bellissima opera. Bene. Un'altra lucerna alle suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea, suor Gaetana Trigiani. Alle suore di carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea, per il loro impegno nella formazione delle giovani donne di Fier, finalizzato a dar loro la possibilità di apprendere una professionalità tale da poter essere sostegno per le loro famiglie. Per l'impegno nell'assistenza sanitaria pediatrica tramite il loro ambulatorio autorizzato, finalizzato inoltre alla formazione delle giovani mamme, ma soprattutto per lo spirito di servizio dimostrato in circostanze drammatiche come quelle del 1997, durante le quali con tenacia sono diventate punto fermo, lucerne appunto, per i giovani locali. Grazie. Bene, consegna la lucerna il Ministro dell'Educazione e Ricerca Scientifica del Governo albanese, l'Onorevole Gene Pollo. Ringrazio tutte, però voglio sottolineare che la lucerna in Albania non sono io. La stella è la mia consorella più presente. Io rappresento la comunità che è in Albania. Quindi dico grazie a nome loro.
ringrazio tutti naturalmente per questa bellissima celebrazione e riconoscimento. E già che mi avete dato la parola, vorrei ricordare un particolare molto interessante per la nostra missione. Noi abbiamo avuto un impulso e un sostegno forte da ben 57 famiglie di Castellaneta. Bello. Nel 94, quando abbiamo aperto, come voi sapete, le adozioni a distanza per il sostegno delle famiglie più povere. La comunità di Castellaneta ha animato, attraverso gli alunni, i genitori, le famiglie di Castellaneta. E proprio ieri mattina ho sfogliato il registro delle adozioni e ne ho contato 57, per difetto, perché le altre... Quindi, davvero, sono emozionatissima, ma sono stata felice quando la provinciale mi ha invitata, proprio perché Castellaneta è stata la città che più di tutte ha risposto a questa solidarietà ed è servita come sostegno, come spinta, non ad essere luce, ad essere stelle, ma a fare il nostro dovere con la carica e, la, e l'olio che è l'amore di Cristo. Grazie. Grazie per lei. E ora chiamiamo qui vicino a noi Suor Patriek per le suore missionarie della carità della Beata Madre Teresa. Alle suore missionarie della carità della Beata Teresa di Calcutta, per il loro quotidiano impegno nell'assistenza agli ultimi, nostri prossimi, il che significa che i penultimi siamo noi, perché con la loro amorevole dedizione offrono conforto e ospitalità a coloro che hanno principalmente bisogno di un sorriso e di una accoglienza familiare. Per tutti i sorrisi che hanno regalato a Tirana per l'assistenza ai carcerati e agli anziani e per tutte le vite che hanno salvato ad Elbasan con la realizzazione di un orfanotrofio, senza proferire parola, soltanto offrendo ciò che per l'uomo dovrebbe essere naturale, l'amore. Il nostro più sentito grazie, perché anche il più ricco degli uomini, senza un sorriso, è certo di non avere nulla. Una casa per bimbi disabili a Scutari, dove hanno amorevolmente accolto chi non può permettersi una vita normale. Grazie. Bene, consegna la lucerna Monsignor Angelo Massafra, arcivescovo metropolita di Scutari. Sono Suor Patriek, la quale non è potuta venire, la nostra provinciale, è lei. E volevo ringraziare di cuore ognuno di voi e la comunità di Castellaneta, Monsignor Pietro, Monsignor Angelo Massafra e i rappresentanti politici dell'Albania e preghiamo insieme dal profondo del cuore che ognuno di noi possa essere veramente essere la luce di Gesù, come Gesù ha chiesto a Madre Teresa: vieni, sii la mia luce. E questo invito forte penso che non sia solamente per noi missionari della carità, ma in questi tempi in cui c'è molta oscurità, si sente l'esigenza forte di essere la luce di Gesù. Allora preghiamo insieme la Vergine Maria e lo Spirito Santo di essere con il nostro amore, con il nostro perdono, con la nostra misericordia, di essere la luce di Gesù. Grazie. Grazie.
Bene, per le suore apostole del Sacro Cuore, Suor Luigina Santoro. Alle suore apostole del Sacro Cuore, perché presenti anche prima della caduta del regime in Albania, sono state invitate dal Papa a rientrarvi e a riprendere il lavoro sospeso a causa dell'instaurarsi del regime comunista. Impegnate nella catechesi nelle carceri dai villaggi attorno a Tirana dal 1992, dirigono una scuola materna ed un ambulatorio medico con annesso pronto soccorso a Dace ed Adrime dal 1993. Dal 1996 dirigono una scuola per novizie, una scuola materna e dal 1999 una scuola media nel comune di Scutari, frequentate da oltre 500 alunni. Grazie. Consegna alla Lucerna il sindaco della città di Castellaneta, l'avvocato Italo D'Alessandro. Ringrazio sentitamente, non solo io personalmente, ma da parte delle mie consorelle che operano in Albania con amore, con tanta dedizione e spirito di sacrificio. Ringrazio da parte di tutto l'Istituto per questa gioia che ci avete dato mediante il premio Lucerna. Ringrazio il dottor Ottomanelli, tutta la comunità itinerante, l'incontro che veramente è ammirabile. Tutta l'equipe, ma in particolare voglio ringraziare Monsignor Pietro Fragnelli, Monsignor Angelo Massafra, queste nostre eccellenze reverentissime che ci amano tanto, ci stanno sempre accanto, ci incoraggiano, ci danno sostegno. Monsignor Angelo Massafra è il mio arcivescovo e quindi conosco con quanta paternità... con quanto zelo, con quanto impegno segue la nostra diocesi e vuole veramente che il regno di Dio si diffonda in tutta l'Albania e in tutto il mondo. E voglio dire il mio grazie prima di tutto a Gesù che mi ha chiamato con il dono alla vita religiosa e avermi dato anche nella vocazione religiosa quella missionaria. Ho provato grandissima gioia quando l'Istituto mi ha chiamata a venire ad andare a operare in Albania, perché sognavo la missione sin da quando è nata la mia vocazione a farmi suora. E diceva, Gesù, ma tu hai messo l'ideale nel mio cuore della missione, dove sta la missione? Sono venuto in un istituto che... E finalmente, quando ho sentito che potevo andare in Albania, è stata la mia più grande gioia. Il messaggio che voglio lanciare a voi presenti, da trasmettere a tutti i miei concittadini italiani, io sono in Albania ormai quasi da 16 anni, e quando incontrate gli albanesi, accoglieteli con amore, con gentilezza, con un'ospitalità che vi dovete distinguere come si distinguono loro. Io non mi sono mai sentita straniera in Albania. E anche gli stessi musulmani, che sono la maggioranza in Albania, ci vogliono bene. Il nostro circondario, dove abitiamo noi, abbiamo abitato a Tirana, da poco ci siamo un po' trasferiti a Scutari temporaneamente, lì tutto il circondario è musulmano. Ma non dico che tra cattolici e musulmani in Albania c'è tolleranza, è troppo poco, è troppo meschino dire che c'è tolleranza. C'è rispetto, c'è accoglienza, c'è amore. Perché allora anche noi italiani, quando incontriamo gli albanesi, non facciamo la stessa accoglienza come la riceviamo noi in Albania? E ringraziamo veramente, io non mi sono mai sentita straniera in Albania, mi sento accolta e quando siamo partite da Tirana per Scutari i nostri vicini piangevano e si dispiacevano. E poi il signor sindaco che mi ha conferito anche, me l'ha consegnato lui il premio Lucerna. Prima ha fatto riferimento alla Lumen Gentium, ma non si voleva
addentrare, perché è tema delle personalità religiose più specifiche. Io, leggendo appunto il De Plan, domina la luce, il tema della luce domina, e grazie che mi ha preceduto anche Suor, che non mi viene il nome, della sua Madre Teresa, eh? È veramente...